Grazie professor Trabucchi, ringrazio per l'invito la Presidente della Federazione. Ma dunque, io partirei semplicemente da una constatazione per parlare del progetto per il censimento e la valutazione dei servizi per la cura e l'assistenza alle persone con demenza. I modelli più innovativi per la gestione della cronicità si basano sull'interazione tra un paziente informato e attivo e un team assistenziale formato e proattivo. Mi riferisco in particolare, vero, al sistema del Chronic Care Model. Quindi c'è un elemento essenziale, c'è il paziente informato e attivo. È chiaro che per ottimizzare l'efficacia di questa interazione è essenziale diminuire la simmetria informativa tra il paziente e il servizio. E allora il progetto della Federazione Alzheimer sul censimento dei servizi è assolutamente importante. È un progetto che, se esteso e portato a sistema, sicuramente può contribuire a diminuire la simmetria informativa, a informare il paziente e quindi a rendere più efficiente l'interazione del paziente con il sistema. È anche vero che probabilmente non basta, non può essere l'unica bussola. È importante che il sistema a sua volta sia organizzato per facilitare un'accoglienza, per facilitare un accesso, per facilitare una lettura multidimensionale dei bisogni e per garantire quindi un governo della domanda, un indirizzo del paziente. Io lavoro all'Agenzia Regionale Sanità, partecipo a dei gruppi, al tavolo regionale che in Toscana sta ridefinendo il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale per la persona con demenza, che vi vorrei sintetizzare nei punti essenziali. È un percorso che si va a calare nel contesto di due grandi progetti della Regione Toscana, i due grandi progetti del vigente piano sanitario regionale. Il progetto dalla medicina d'attesa alla sanità d'iniziativa, che è un progetto importante, che prevede la sperimentazione su larga scala del Chronic Care Model, di questo progetto innovativo per la presa in carico della persona con cronicità. Si tratta appunto di organizzare medici in gruppi, insieme ad infermieri, gruppi che si chiamano moduli cure primarie, che poi, seguendo le indicazioni del Chronic Care Model, dovranno prendere in carico i pazienti con cronicità. L'altro grande progetto attualmente in corso è il progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente, un progetto attuativo della legge istitutiva del Fondo Sanitario, del Fondo Regionale per la non autosufficienza, un progetto che ribadisce l'importanza del punto unico d'accesso, del percorso della valutazione multidimensionale, della definizione del piano assistenziale personalizzato, di concerto con l'assistito e con la sua famiglia. Allora il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale per la persona con demenza parte da questi due presupposti importanti. La presa in carico da un punto di vista diagnostico-terapeutico non può che essere del medico di medicina generale, organizzato, nel caso specifico, nel modulo di cure primarie. La presa in carico da un punto di vista di pianificazione socio-assistenziale, nel caso, nella realtà toscana, non può essere che della unità di valutazione multidimensionale. Abbiamo ribadito con forza questi concetti. E è evidente che le UVA,
stiamo discutendo su come andremo a chiamarle, ma oggi le chiamo uva, hanno un ruolo essenziale, un ruolo assolutamente importante sia in coordinamento con il modulo delle cure primarie nella fase di inquadramento diagnostico e di inquadramento terapeutico, sia nella fase di pianificazione dell'assistenza in collaborazione con l'unità di valutazione multidimensionale. Peraltro sono d'accordo con il direttore generale, dottor Cavagnaro, che probabilmente in un'ottica di sostenibilità, di bisogni in aumento e di risorse in calo, dovremo, come dire, puntare molto all'appropriatezza organizzativa. Portare al livello più basso di assistenza l'erogazione della prestazione in modo appropriato, garantendo l'appropriatezza clinica. In questo senso ritengo che sia importante, ripeto, in un'ottica di disponibilità, valutare se alcune funzioni, soprattutto quelle del follow-up di lungo periodo, in fase stabilizzata, possono essere portate dalle uva alle cure primarie. Questo sicuramente implica un grosso impegno formativo, un grosso coordinamento tra le cure primarie e le uva, ma io credo che dovremmo farlo, almeno valutarne la fattibilità. Comunque la parola chiave, mi sembra l'accennasse il collega dell'Emilia Romagna, è coordinamento. Noi non possiamo accettare, come qualche volta accade, che un medico di medicina generale non sappia cosa sono le uva. Vi garantisco, succede. Ecco, questo non è accettabile. Non è nemmeno accettabile che i professionisti della UVM non sappiano cosa è l'uva. Questo è più raro, ma succede anche questo. Succede più frequentemente un'altra cosa, che le uva non sanno cos'è la UVM. Anche questo è davvero grave. Si crea una duplicazione di programmazione, una duplicazione di valutazione, una confusione, una discontinuità assoluta che ovviamente per il paziente e la sua famiglia sono disastrosi. Quindi la parola chiave è senz'altro coordinamento. In questo percorso che stiamo ridefinendo, peraltro, i professionisti delle UVA non solo supportano le cure primarie e le UVM, ma sono presenti anche in ospedale, dove assicurano un day service per l'inquadramento rapido nei casi di scompenso comportamentale, sono responsabili del percorso di cura all'interno dell'ospedale per intensità di cure nei pazienti con grave deficit cognitivo, sono ovviamente a disposizione per le consulenze specialistiche. I professionisti delle UVA sono inoltre presenti nei servizi assistenziali dedicati, sono presenti nei centri diurni Alzheimer, sono presenti nei nuclei Alzheimer dell'RSA. Ma se c'è un secondo giro, io mi fermo qui. Nel secondo giro vorrei dire due parole sull'altro elemento del progetto che ci propone la federazione, cioè sull'elemento della valutazione. Grazie.